Me la metto nel culo, io nel film voglio venire bene. Scusa, più che in tattica, a me che me la dovresti metterti in un parrucchino. Ma figura. Questa, tutte le riprese per il film perché sono naturali. Mi tiro i capelli indietro che sembro più bello. Sembra che c'è il capello. Sembra che c'è il cappello. Io comunque mi piace pensare proprio là dentro perché anche ma no, ciò anche a me se no dobbiamo partire qua per portare il locale qua forse. Tipici scalzari della ditta Ockner Torino. Questi sono degli stivali marci. Stivali? Calzettoni ultimo modello. Questo è il modo in cui va tenuta la tuta dopo un'esplorazione in modo che non sporchi lo zaino. Essa viene arrotolata e tirata fuori nelle condizioni in cui è stata. Figa, ma devo scavalzare il peggio. No, poi questo non vale, dico, questa è la prova di me, sicuro. Spero che la tagli, no? E adesso? Ta-ta! Serve quello, ovviamente si finisce. Ah, tanto! Forse passa qualcuno. Comunque, lo buttiamo via! Arriva il vigile e ci caccia. Guardate che c'è una barca di legno. Che cazzo? No, ma voi spero meridionale. Guarda la differenza tra uno speleo meridionale e uno speleo ricco piemontese. Se vuoi te lo traduco in quattro lingue, così puoi proiettarlo anche in Sardegna. Quindi guarda, questo non è sborrazza, è ruggine della... Sì. Ma come sono queste mutande? Saranno dalla parte tua. Ma come si fa a non mettere? Ciao mamma, siamo noi, sono Fius. Porca Dio, porca. No. Oh santo Dio, acci picchia che freddo. Perdi il diritto. No, non può essere successo. Sì. No. Prendici bacco, una donna che si spoglia. Acci picchia. Criviolina, sembra male. Cristo porco. Mi stai rovinando la ripresa, Dito. Questa poi la taglia. Boom. Lo fa. Magari l'ha dimenticato il reggiseno. Guarda, non ce l'ha tutta la notte. Poi sono dimenticati di vedere. Ecco in questo momento che ecco fare pro destro. Ma come fa fresco? Porco Dio, non sto in piedi. Io mi tengo anche la canottiera. Io mi tengo la maglioncina. Perché poi dentro si suda. Sì, con le lampade lì. Mi sono un casino. Secondo me si prende un casino. Ehi, fica, me anche la va. Vai, perro! Non ce l'ha il reggiseno. Ma di faccia, quei capezzoli che tengono la maglietta alta. È agganciata così la maglietta. La maglietta con i capezzoli. Che schifo. Guarda, anch'io non mi sopporto più da anni alla maglia. Oh. Ma se vuoi ti mostriamo in piedi. E che dopo un po' lo diventa proprio così. Questo, finalmente. C'è qualcuno che vuole e gli serve. Bulacco nuovo. Basta. Ma lo muoviola del pontesimo. Fai vedere il carro armato, forti. Attenzione che non ti spari. E chi sei, Saddam? Altro tipo di calzature. Questo non è che sia proprio l'esempio massimo. Leo, come sei sporca! Mi fai solo un favore, non mi fai passare per meridionale, non mi riprendere mai i piedi. Non andiamo al Vaticano. Ma questa non era una bestemmia. Ah, che merda! Al clero! Dio, sono la regista! Ma che freddo! Ma poi, io volevo chiederti una roba. Io mi sono appropriato di questo, di questi stivali giù in cantiere. Me l'hanno regalato. No, io non l'ho regalato mia suocera. Ma io, vuoi un paio d'orecchie? Per cosa? Dico, meo. Anche le orecchie. Meo. Come dici? Vai, spiega cosa stai facendo adesso. Come potete notare, mi cingo la vita con codesto in brago. Esso viene avvolto all'altezza qui, questo mailon triangolare. Ah, si chiama vita adesso. Ah,
stanza. Vedete se si ci appinami, crawl. Particolare sul maillon. Il maillon che va messo in questa posizione. Sbagliamo? No, no, vai, vai. No, perché mi ha guardato il capo lì, come dire, quindi scelto dal film. Poi lo rifarà a poco, vediamo se tutti lo faranno lo stesso modo. Che fare così? Fai vedere la loge che cos'è, com'è, la tua che non va bene. Quale è la mia che non va bene? Per imparare un po'. Questa sono scopata la BBQ. Ma non si capisce bene. Allora, spiega tutto che cos'è che hai addosso, Fof. L'imbrago te lo stai mettendo. Sì. Ma non spiegare un caso, tanto lo fanno, ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo, sta meglio. Allora, aspetta. Pa pa pam pam pam. Ma no, Giovanni con la zammora. Ok. Adesso l'ho agganciato. Passiamo all'altra corducci sopra. Ma così con questa scusa che le facciamo vedere? È finito il tempo di mettere l'imbrago agli allievi. Se lo sanno già. Sì, perché dopo che hanno visto un film lo sanno fare. Boh. È passato. Uno sì magari. Che torno in avanti. Me lo cingo, lo prendo qui. Vedi l'anello, adesso entra e poi passa qui, in questa posizione, tipico imbrago della ditta Blockner. Me lo centro. Allora Poppy, spiegaci che cos'è una loge. La loge è quella che ti collega alla vita. Alla vita nel nome, proprio alla vita nel vero senso della parola. Questa è una longe estremamente ben fatta. Questa è una longe fatta ancora più meglio. Sì, perché questa fa schifo, vero? Questa fa schifo. Questa lì fa schifo. Togliti dalla tele. Questa, perché è doppia, i nodi si inseguono e dentro c'è un'altra fettuccia. La sua è sbagliata perché è semplice. Questa è migliore, cromatico. Questa è la migliore perché c'è questa cucitura che funziona in caso di caduta come dissipatore. Allora, anche questa non è semplice, c'ha il nodo inseguito e la fettuccia dentro. Vabbè, ma è sbagliato. Cazzo, Dio, ne volevi uscire pulito. Ma non c'è uno che... Allora, spieghiamo come deve essere una longe. By long rapid. Fai vedere maillot rapid. Longe. Un pezzo corto, un pezzo lungo. Fai vedere maillot rapid. Il maillot rapid, che ci faccio un... Fai un primo piano su un maillot rapid ovale. C'è anche il tipo triangolare. In quel modo lì glielo fai vedere. Perfetto. E fai vedere la longe. La lunghezza non deve essere mai eccessiva, al limite, al massimo, diciamo, fino in questa zona. Moschettoni senza ghiera. Non essere bloccati. Vanno bloccati in modo che non giri. Senza ghiera. Questo. E no, ma che c'è tacco l'altro. Buon. Ancora integra. Avete finito che devo metterci la roba in quel caso di armadio? Invece puoi firmare che sto carburando. Attenzione, lo sponsor, Salerno. Vediamo se ce n'è già di tagliata piccola. La bombola del carburo deve essere riempita sempre per due terzi. Fai la ripresa. Piena per due terzi, come consigliano i migliori manuali. Finito? Sì. Ce l'abbiamo un martello, fra tutti. Lo so. Fra tutti, Diefa. Che cazzo sei, Diefa? Fare di buona montare fa per soffrire. Sì. Come cazzo facciamo a lamentarci tutti gli anni con consiglio? Non sono sicuro che non te lo c'entro. Esagerare, guarda. A volte i pezzi di carburo sono troppo grossi per entrare nella bombola. Qui vicino fa vedere il piatto, Riccardo. È inutile che zoom, Te vedo un pezzo io.
Poi visto che c'è del piombo attaccato a questo carburo. Eh sì, è sempre così. Non è piombo. Piombo, forse. Adesso faccio vedere l'impianto elettrico. Vedi più vicino, vedi. L'impianto elettrico che si mette sul casco al posto della cosa. Casco sul pianto. Mettitelo in testa. Come? Mettitelo in testa. Va anche bene il cantine quando trovi i puntoni di vino. Che carino! Carino, eh? Quindi puoi guardare anche le chiacchiere del naso. Qui guardi la grotta. Spiega qualcosa. Questi non li metto perché sono sporchi. Quanti da grotta sono sporchi e puliti come e marci. Normale gomma. Ecco, fai vedere invece gli altri. Non ne hai uno in più. Pelati all'interno. Senti, se non sei il biglietto 7.000. Oh ragazzi, quanto guardo? Oh! Vedi dall'altra parte. Meo, fatti vedere in faccia. Okay. Brigadier, fammi il secondino. Il terzino, l'hanno promosso. Ma io prendo il biglietto. Il ghiaccio. Che poi si scioglie dentro, così il sangue non ti si congela. Ok. Prima che si devono pisciare nella vasca di prototipi. Ma è vero che sono i prototipi qui. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, il capo, che faccio ancora la ripresa. Grazie mille. Ah, è andato molto in là. Le chiavi? Roma! Vai! Bosserà 1.25 prima! Dai, venite su! Via, naturali, Che figura di merda! Vale. È venuto poco in generale, però. Ti mettevi in posto. Mi fai strada? No, li devi caricare via in questo, scusa. Vediamo nuova Riccardo, a parte tutto, non aspettiamo.
arrivano qui davanti, cosa facciamo? Si spegne. Vai, vai, e le maniglie? Ah?
e ne passa quello che sta dietro. Aspetta, ti facciamo le manine. Facciamo le manine. E finito che qua. Ci sono tutti eroi, non ho un conto caso. Vieni fuori, va. Vabbè, fai anche magari la ripresa all'uscita. Bellissimo, sei stato bello. L'allegro sardo piace la strettoia. No. Ti brucia così, ce l'hai troppo. La strettoia si vede? Di fare qualcosa, è qualcuno che ci vuole che commenti. Di quello che stai pieno facendo. Pieno di pietre. Ah, una strettoia! Ti ci butterò di testa! Aiuto! Luci, Luci! Vieni su, vieni su! No, a me che ce l'ha tutta. Per me è grasso. Perché non c'è niente. Ai ai ai, mio caro figlio. Ingrassato, eh? Dopo sto figlio. Quindi sera si va bene. Per cui giocatore. Ma poi la salita che fa sì che siamo stanchi. Anni, anni. Boh, pubblicitario. La bruciata viva. Che sigarette fumi? Ma Arlo, che sigarette fumi? No, io non si può, se, non si può fare la reclame delle sigarette, però queste, questa gita di grotta è stata organizzata da Bis Adventure. Wow, vai, 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 vai. Più che beccuccio, ma... Scendo? E... Cosa fai, Bobby? Con due pietre che bloccano l'ingresso e rischiano di cadere su chi passerà, forse è una strettoia terribile perché uno può anche girarsi, si avvita dentro. Silenzio. Soltanto lo scrosciare delle acque accompagna l'esplorazione di questo giovane artico. Riuscirà il marito americano a finire con il fondo di Saddam? Ecco, è così sotto via, attacca la cende, la cende di sinistra, fa tutte le mani in basso, abbassa il piede, ecco arrivato sul fiume, il fiume è città per imbagliarsi il piede, bravissimo. Non passa, un altro passaggio, ma via guarda la telecamera, le zone ti verranno. Sicuramente l'altro direttore è anche il nuotatore più bello. Forse esco più che altro. Tocca tutto il fulmine, hai visto? Tocca tutto, poi le fai tutto, tutto, tutto. Va
Riccardo! Nelle strettoie! L'avanzamento! Il resto di corda, e per non rovinarla, la tiriamo su. Così, facciamo ancora così, afferri a metà, dai due giri, infili dentro, e così. Spiega. Attenti all'ombra. Devi tenere i pilloni schiacciati. Vai. Vieni tu qua, proprio. Gira tu di qua. Fermo. La parla. Questo uomo ruge. Diamo il sonoro a questa tutti. Lo speleologo si prepara per la risalita. Inserisce la maniglia sulla corda. Controlla il piede nel pedale. Pensa se la corda non è attaccata bene. C'era un cazzo. Ma è una fida, è risalita solamente sul naturale. Sul naturale. No, c'è uno spizio. E questo lo vedevi. Cosa? C'era uno spizio. Fino a lì, poi c'è l'uscita che non so come sia. Illuminalo bene, poco. Così cambia molto. Boh, dai. Vai. Fai magari vedere di fosse. Urla in libera. Dai libera. Mano a mano, piede a piede. Ok. Solo un pezzo alla volta. Thank you.
Cosa hai preso, Poppy? Oh, vai, vai, che tu portiamo. Ok, adesso portiamo qui. Prendi quella... quello di quell'indice... l'assegno, quell'assegno. Te l'ho sudato. Intervento di pulizia alla grotta di Bossea, curato. Guarda quelle 10 lire, no, quelle 300, non c'è più di guarda, a prendere, no, se si, con la tua, avanti, adesso che sei tu, fuochi, guarda, 200, ecco, più avanti, a me, non si vede più niente. Oh. Parlate voi di sotto. Parliamo. Facciamoci la vita. La nostra vita vuole dire. Parlatene, parlatene. 15 anni, 15 anni, 15 anni. Vuoi finire la tua età? Che vuoi ho incrociato le braccia. A Cipiglia, forse a Cipiglia siamo, a Cipiglia di ristorazione. Ma c'è l'erbolina, ma questi posti qui mi colpiscono, ma questi non sono isolini dell'era dei Bavioni. No, più dico Bavioni siamo noi qua. Va. No, Meo, no. Ok. Para o
Aspetta. Vai. Guarda, mi sa che hai calore, non è che sei già in noi. Ok.
è appena capitato l'incidente, si è rotto l'asse che costituiva la passerella e forse caduto in acqua. Come possiamo vedere, questo è l'asse che galleggia sull'acqua. Adesso andiamo a vedere il posto. Faccio quello che fate abbastanza. Ero qui, però il caso ce l'avevo tutto messo, no? E sono rimasto tutto bello così, no? Con questa roba un po' casa. Ah, così. Mi fai senso della mia stoccata nel culo. Però forse non mi sono neanche bagnato. Ah? Ma mi stai parlando di te, che ah, io mi sono attaccato la tua loggia, vedi un po' molto tu ce la fai sapere di racchieno, però non ed ecco dire. Un particolare dell'asse che si è rotto, non contiamo cucche, si è rotto sul serio. Si è rotto su. Notate la differenza di colore? Comunque il pilota ha delle dichiarazioni per la stampa. Io penso che questa esplorazione non ci riguardi. Noi siamo qui per esplorare una grotta che non è nostra. I cunesi hanno tutti il diritto di essere qui, ma li abbatteremo. Io volevo dire una cosa, se i cunesi invece di stampare i libri cambiassero le assi, forse le cose andrebbero meglio. Abbiamo deciso che siccome non abbiamo ingresso in grotta, ma gli facciamo l'ingresso nella cuccia. Babu! Entriamo tutti nella cuccia. Tanto siamo ma si uno, può fare due. Entriamo tutti? Sì, sì. Magari non ci entriamo. Prosegue! Ma tutta la gamba da sotto, tutta piena. Ci bello. Cosa è capitato, Riccardo? Cosa è capitato? È capitato se qualcuno ha fatto la pipì dentro la custodia della fine paese. E perché? Perché pensava che fosse... un bidet? Manzo, ti sei portato le mutande di riserva? Ma lo sai che viaggio sempre senza. Ma è la pancera? Falla vedere, per il corso, aspetta. Io se vai la pancera. Facciamo un primo piano. La pancera. Non si vede bene. Tirati un po' più giù la roba. Ma grazie mia. Modello. Perché contenimento di fazzoletto, Superman. Sigarette da questa parte. Sigarette no, non si fa vedere. Poi cosa può contenere? Ok. Visto troppo tempo scaduto. Manzo. Cos'hai combinato? Siamo finito. Dammi il Seedol, Maria. Ma che Seedol? Cosa hai fatto? Da quanto tempo l'hai lasciata sporca? È tremendo questa signora qua. Dio, abbi pietà di me, lo so, ho peccato. Ecco, un'altra cosa che non si deve fare è buttare il carburo per terra. Non bisogna fare questi errori, maiale. Noi possiamo far vedere che lo si bastona, visto che... Ecco, potresti fare... puoi pure frustarlo. No, ho trovato di meglio. Qui ci vorrebbe un montaggio. Questo perché ha buttato il carburo in mezzo alla strada.
aspetta, vai. Questo corso. Lei cosa fa per l'organizzazione di questo corso? Qual è il suo ruolo all'interno del gruppo? Il maiale. No, no, dica bene, signore. Lei è forse uno dei direttori del corso. No, 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 non è vero, non è vero. Non mente. È vero. Io sono uno studioso iraniano, sì, no, anzi iracheno, ebbene sì. Insomma, racconto un sacco di balle. Babu, di Babu. Allora. Babu. Piano? Dovrebbe essere da queste parti. E questa? E questa? Sì, sì. Ma dove cazzo, ma dove cazzo ci hai portato? Ma dai, smetti di lamentarti tutte le volte, solo perché sei grasso. Vieni, vieni. Ma ti guarda. Leo è già sparito, eh? Dai, vai, vai, entra lì. Continua? Guarda. Vai, corsaglia, non mi beccano più. Ed ecco l'entrata del baldo esploratore. Oh, è libera! Ma tu sei arrivati qua a cedere? Buon, buon. Chi è che... Lo illumini Maria. Com'è agosto? Oh! Sì!
Abbassa un po' il faro, Maria. Via! Dai, libera! Libera! Fine! Hanno spento... Venga giù uno con rifletto. Via! Libera. Sì! Libera, vai, vai! Ma come cazzo hai montato il casco, Valentina? Bestia! Ma non è possibile! Di qualcosa almeno? Le grotte sono mondo difficile. Girati, girati, fammi un po' vedere com'è l'impianto. Ecco, vedete, un classico modo come mettere l'impianto. Esatto. Ok. Cosa dire? Vai, Manzo!
Stiamo riprendendo, Manzo! No, è stoppa. Che si presenta all'ingresso dei pozzi. Oggi nella sinistra è corda della rete. No, già. Poi ci si avvicina prudentemente all'imbocco della pozzatura in posizione di rilassatezza e agiamento. Ci si monta il discensore. Magia. Da ricordarsi il moschettone del esso discensore mai aperto, mai. Dopodiché uno possedendo un altro moschettone monta il freno difensore. Non possedendolo non lo monta. Come stai con i piedi? Bene, grazie, sì, niente caldo. Ah, sì, volevo dire, con le chiappe aperte si scende per bilanciarsi per non... Vai! Ma no, scendi! Sì, non posso girare, se mi giro non mi posso girare. Commenta. Commento, che sto facendo una camminata, perché adesso quando arrivo lì farò un volo. Culo in fuori! Vai! Non bisogna partire col discensore non bloccato. Voglio vedere per poter essere indietro, non so se posso fare le mie critiche, tornare. Poi sbatacca a destra e a sinistra, tutto dove gli viene, non riesce a tenere l'equilibrio. Parla, però! Raggiungendo a luce spenta la corda alla quale ci si deve allungare. La raggiungiamo. Come potete notare, questa corda è collegata sia lì che là, quindi la longe in questo caso serve. Nel caso fosse attaccata da una parte sola, non servirebbe a questa funzione. Con la longe ci spostiamo verso l'attacco su cui parte il pozzo. In questo caso la longe non serve perché ci vorreste la valle, usate il discensore. Il discensore non si vede, vai più avanti con la luce. Vai più avanti con la luce. Si apre. Vai in più avanti ancora. Si infila la corda in questo modo. Vai, vai avanti tranquillo, così va bene. Si chiude, si passa la corda ulteriormente nel freno dello schettone, si blocca dando due giri e passando nel freno dello schettone. In questa situazione, a questo punto, potete abbandonare la longe. La quale longe si mette sempre nel posto più sbagliato. A questo punto, sempre tenendo ben salda la corda, potete sbloccare il discensore in questo modo, sbloccando lentamente la corda. Se lo tenete verso l'alto è tutto bloccato, se lo tenete verso il basso, così regolando mi allungo al traverso. Il traverso in questo caso è costruito da questa corda fissata da tutte e due le parti per sicurezza,
smorfia, che se io dovessi scivolare così, ad esempio, resto sempre appeso. Arrivato all'altezza dell'attacco, inserisco questo discensore nella corda che scende, lo chiudo, ci metto il rinvio e ci faccio una bella chiave di corda. In questo caso io posso staccarmi tranquillamente al traverso e resto appeso al discensore. Mollo la chiave di corda e continuo a scendere. Le gambe a 90 gradi, bloccare il discensore. Dunque, bloccare il discensore è importante perché io così posso avere le mani libere e restare appeso alla corda in sicura. Dunque, io prendo la corda che esce dal rinvio, ci faccio un mezzo giro sopra e un altro mezzo giro. La corda che mi avanza la infilo nel rinvio e l'asola che ottengo la ripasso di nuovo sopra il moschettone. Tiro bene e in questo caso posso agire tranquillamente con tutte e due le mani. Faccio l'operazione inversa per sbloccarlo e adesso posso cominciare a scendere. Per scendere punto bene i piedi contro la parete in modo che le gambe formino un angolo di 90 gradi col corpo. Tengo le gambe ben ricaricate e scendo cercando di non scivolare senza andare strattoni alla corda, come questi che sto dando io adesso. Arrivo in tocco e do il libera. Libera! Dimostrazione di discesa su scaletta con persona che fa la sicura alla persona che scende su scaletta. Io sono la persona che fa la sicura e quindi prima di tutto devo essere assicurata con la mia longe a qualcosa di saldo, come per esempio questo attacco. Direi che può bastare, eh? Può bastare. A questo punto prendo la corda che serve per assicurare l'assicurato, cioè quello che scende con la scaletta, e faccio su questa corda, sulla quale, sul capo, al cui capo si appenderà l'assicurato, prego, faccio un mezzo barcaiolo che attaccherò a me in questo modo. In questo modo devo far scattare un mezzo barcaiolo in modo che la corda scorra nella direzione voluta. Ti arriva? Basta. Assicurato a questo punto per assicurarsi, devo semplicemente fare il nodo attaccato. Nodo delle guide costruzione volgarmente tutto Savoia. Al quale si lega un moschettone che poi chiuderà. A questo punto dovrebbe scendere, ma io non lo lascio scendere perché faccio scattare nella direzione inversa e lui adesso non può scendere. Se invece dovessi lasciarlo scendere, faccio scattare. Spegni la luce ad Agostino, va? Agostino, spegniti la luce. Dall'altra parte, e a questo punto mi metto in una posizione in modo che lui non mi faccia cadere né perdere l'equilibrio. Vai! Vado a questo punto, cercando di trascinare il baratro con me in una posizione sicura. Vai. Vado. Notare l'attrito che fa la corda sul mezzo barcaiolo. Siamo niente con la luce qua. In questi casi in cui il pozzo non è verticale. Io adesso posso anche scendere trattenendomi con le mani sulla scaletta. Ferma, ferma. Cosa hai fatto, Ube? Sono matti. Ma quel bobolone è tirato giù. Sì. La compressione posticcia. Tesa, cercando di trascinare con me nel vuoto, quello che mi sta facendo sicuro.
No, adesso a questo punto non puoi trascinarmi perché non sei attaccato a me, ma sei attaccato alla scala. Ha sempre il colpo della roba. Quindi infatti ci portando i tiri non riuscirò mai a tirare giù con me qui in sicura. Però forse riesce a passare per la che non lascia la mai la corda, io non lascio mai. Fai vedere col culo come si sta! Dunque, in casi come questi, quando l'inclinazione del pozzo me lo consente, io sì, posso però scendere puntando le gambe con una tecnica simile a quella che facevo, che facevamo scendendo con una sola corda, e tenendole mantenendole a 90 gradi. E trattenendomi contro la parete con le mani sui gradini della scaletta. Come tieni le mani, scusa? Guarda un po' sta cosa. Ah, ma tu non scendi sulla scala, scendi sulla scala. Per il momento scendiamo così. Ci dica, sei impressiva. Sei impressiva. Le impressioni sono impressive. Ok. Arrivo in fondo al pozzo. C'è la salita del pozzo contro parete. Quando i miei piedi cercano di entrare tra un gradino e l'altro e la scala è così schiacciata contro la parete, chiaramente, se non utilizzo una tecnica particolare, non riesco a salire. La tecnica particolare consiste in questa. Puntando il ginocchio della gamba che sta sopra all'altra, io riesco, facendo leva, in questa maniera, a sollevare il gradino sotto, creando un po' di spazio nel quale posso infilare piede. Mi alzo su un altro gradino e ripeto la stessa operazione. Così. Salute! Il piede lo infilo comunque sempre fino al tallone sul gradino e salgo in questa maniera. Faccio con leva col ginocchio e sollevo la scala. E così salgo tutto il pozzo. Il mezzo nodo mezzo barcaiolo usato per fare sicura. Allora, il nodo si fa in questo modo, semplicissimo, e si collega in questo modo al moschettone a ghiera che adesso è aperto e deve essere chiuso. Adesso è chiuso, ve lo garantisco. Dunque, in questo caso, come vedete, il nodo è dalla parte di questo pezzo di corda, può scorrere in questo senso, invece noi vogliamo che scorra nell'altro senso, per cui lo facciamo scattare. A questo punto la corda può scorrere in questa direzione. La corda va sempre accompagnata, altrimenti torce. Siccome io adesso non ho corda, lo riporto di qua. E allora, io sto tirando questa parte e con questa mano, cioè quella che entra nel moschettone, devo accompagnare la corda in modo che non torca. In questo modo. Ovviamente l'assicurato, se sta tirando la corda, è da questa parte. Se io volessi bloccare perché lui urla che sta cadendo, dovrei tirare violentemente l'altro, così, e in questo caso col suo peso sarebbe bloccato. Posso? Io prendo il mio capo di corda. Poi mi assicuro che il mio moschettone è fiero, per il tempo di farlo, e così sono pronto per la risalita. Afferro gli gradini della scala circa l'altezza della testa, infilo i piedi in ogni gradino senza saltare neanche uno. Recupera! La corda di sicuro deve stare sempre bene in tensione, come qui. Ok. Quando la scala appoggia appunto la parete, io, per poter infilare il piede nel gradino successivo, devo fare in modo di spostare la scala dalla parete in questa maniera, puntando il ginocchio, facendo leva e infilando il piede in questo, nel gradino successivo, spostando la scaletta lontano dalla parete. Ripetiamo la manovra. Punto il ginocchio, sposto la scaletta e infilo il piede fino al tallone. E così via, ogni gradino. Fino a che mi faccio centinaia di metri di pozzo. Boh.
metodo un po' rudimentale di fare sicura quando una persona sale o scende da dei saltini non molto alti, la sicura a spalle. A me non a spalle. Si prende una loge e la si... Questa si taglia? Attacca a un'arma. La persona che deve essere assicurata si attacca con un moschettone a ghiera la corda al maiore a più di indietro. Serrato. Dopodiché quando prima che il malcapitato si avventuri sul salto. Venga, parla Vale! Allora, chi parla? Posso incominciare a scendere? Sei ben messo? Sì, sì, ci sono posto. Vai, vai. Sei sicuro? Sì, sei sicura. Più che sicuro? Se sei sicura tu? Allora fammi scendere. Ah, okay. No, l'essenziale però in questo tipo di sicura è non dare mai corda. Perché se malauguratamente la persona scivola, se c'è corda ti becchi una botta alla schiena da segartela in due. Altra cosa essenziale è muovere un braccio alla volta. Prendi mano. Senti, io Manzelli, non mi sembri molto stabile. Io non vorrei dire, ma vorrei dare corda. Boh. Come non si deve fare la sicura? Dalla posizione precedente questa vi sembrerà l'esatta copia, invece no, perché io adesso sulla corda che mi esce dalla spalla c'è appesa Valentina. Prova ad andare giù Valentina, prova a chiedermi corda. A tagliarti la bunda. Esatto, quello che succede. E tu? Io faccio molta più fatica. Eccola là. Esatto. Eccola lì che si fa male. Si è allungato, spero. Yeah, stop! Vai! Via! Oh, toglietemi da sotto che scarica! Cazzi vostri! Oh, oh, occhio pietra, sotto i pozzi non si guarda mai in alto così. Cos'è che dici? Che scarica! Ma non dir balle, fate attenzione! Stufi di aspettarti! Non state sotto i pozzi! Ma che noioso che sei, ma dai! Voi quando la... No, io ve l'avevo detto, Pietra! Aspetta, questo è andato del genere. Ma... Subito, ecco che fa disordine. Come va? Ti è piaciuto? La tolgo? Prego. Aspetta, vai. Vai. La cosa migliore per imparare a salire una scaletta è vedere come non bisogna salire. Dunque, l'errore più comune è quello di tenere le mani troppo alte. In questo caso dico calzanza, vieni lanciato all'indietro. Un altro errore molto comune è quello di tenere le gambe un po' più lunghe della gamba. In questa maniera è molto più difficile. Una tecnica molto migliore invece quella di tenere le mani più basse, mai che sono super normale per la testa della testa, incrociarle afferrando i capelli da dietro. Le gambe invece devono stare o una infilata, diciamo, da noi verso la scaletta, una dietro, o altrimenti per due dietro. In questo caso il corpo è molto più bilanciato, molto più verticale. In ogni caso, diciamo
l'importante è non salire mai pensando troppo alle braccia, ma usando la discesa è uguale. Stop. Vado. Molto bene. Le mani, mai tenere lo scalino, solo lo scalino oppure solo il cavetto. Afferrare tutte e due insieme. Le braccia sempre incrociate e mai sforzare con le braccia, ma usarle solo per mantenere l'equilibrio. Spiega i piedi. E dunque, per i piedi sali su. Un errore molto frequente è quello di tenere le gambe, di infilare i piedi tutti e due dal davanti, dalla parte anteriore, diciamo, della scaletta, quella rivolta verso di noi. Quindi in questo caso è molto più difficile mantenere l'equilibrio. La tecnica migliore è quella di tenere un piede infilato dal davanti e l'altro da dietro. E comunque tutti e due devono entrare fino al tallone, fino ad appoggiare il gradino sul tallone, sul scaffale, sul stivale. Mai tenere le mani troppo alte, neanche mai troppo basse, ma sempre all'altezza della testa. Per la discesa è la stessa cosa. I movimenti chiaramente sono fatti al contrario. Mai saltare un gradino, ma infilarli sempre tutti. Vediamo che si arriva. Tecnica schiena contro parete. Questa è la parete contro la quale appoggio la schiena. A questo punto appoggio i piedi, dall'altra opposta. A questo punto sono appoggiata sulla schiena e mi tengo su con questo piede. A questo punto appoggio l'altro. A questo punto ho tutti e due i piedi e la schiena. Posso alzare un piede. Alzo la schiena. Appoggio le mie mani. Posso un piede. Alzo il piede. E alzo la schiena. Mi sposto anche lateralmente. In alto. Se mi devo riposare, posso stare benissimo. Praticamente alterno su questa parete le mani e la schiena, così. Stop. Tecnica in opposizione, vale a dire l'opposizione di una gamba sulla parete e dell'altra gamba sulla parete opposta, in questo modo. Thank you.
possiamo usare è quella che avete visto prima mentre mi stavo girando, di tenere i piedi da una parte e le mani dall'altra, in questo modo. Questa è una posizione con ben definita, comunque come ho detto le mani di qua e di là. Vai sulle corna di agosto. Continua. Ma lascia andare. Continua. Una volta un po'. Qua se continuiamo così, qua poco usciamo. Adesso è il buono. Via! Oh, finalmente! Oh, finalmente! Come l'ha trovata questa grotta, dottore? Beh, oddio! Ci si trova un po' di tutto dentro, però... un po' fetente! Beh, però... sei pronta, Vale?
commenta. Dall'ingresso basso ecco che escono degli altri esploratori. Oh, vieni fuori! Mammo, che tardi! Se si fredda la minestra! Un po' stretta come la minestra. Un commento, chiedi un commento. Lei come ha trovato questa grotta? Da cani!